Lo studio del professor Cavalli sulla città divisa è datato 1964, ma è un dato ancora attuale? Per certi versi sì, perché Luciano Cavalli, sulla base di parecchi studi che fa prima di quella data, ovviamente sulla città per conto del Comune di Genova, dice che questa città è divisa in due modi. La più tradizionale ovviamente divisione è quella tra operai e imprenditori, ma è anche una divisione fisica, perché noi abbiamo il Ponente e la Valpolcevera, che peraltro sappiamo erano comuni autonomi fino alla fusione nella Grande Genova nel periodo del fascismo. Abbiamo questi quartieri tradizionalmente di sinistra, operai, oppositivi rispetto ai governi, diciamo, di centro della città, e abbiamo poi la parte centrale, soprattutto orientale, che invece è la città della buona borghesia, la città tra virgolette dei padroni per allora. Però c'è anche la città portuale, che è divisa dalla città industriale, perché ha una storia diversa, una cultura diversa, quindi lui mette in luce queste cose che oggi naturalmente sono molto cambiate. Ecco, quindi per rispondere alla sua domanda, a queste divisioni tra virgolette tradizionali antiche se ne aggiungono altre, per esempio le nuove povertà, per esempio i migranti, che sono una percentuale non elevatissima, un 10%, ma che sono concentrati in quartieri dove superano il 20%, e quindi hanno una presenza e quindi creano anche dei problemi diversi da un albaro dove sono il 3%. Quindi le nuove divisioni, per conto mio, sono le nuove povertà, la divisione diciamo tra chi ha un lavoro e chi non ce l'ha, quindi giovani precari e anziani sempre più numerosi, soli. Stefano Poli sottolinea che la solitudine è ancora più grave dell'emarginazione economica per gli anziani, perché crea delle forme di dipendenza, di isolamento, che li rende veramente poveri al di là dell'aspetto economico. Per fare queste nuove scelte, per guardare al futuro, ci vogliono però dei dati precisi. Il professor Perucco, per esempio, ha detto che di dati ne abbiamo anche in abbondanza, però non c'è chi li gestisce, chi li coordina. Ci vuole un centro studi? Sì, io direi che mancano due cose. Certamente più che chi li gestisce, chi ci ragiona sopra e chi produce delle analisi. Le faccio un esempio. Nel 1992 noi facemmo un rapporto ILRES, un rapporto per il quale questo istituto aveva 300 milioni ogni anno stanziati dalla regione. Facemmo un rapporto che si chiamava Il mutamento sociale in Liguria, che fu il risultato del lavoro di 2 anni di ricerche, di analisi dei dati, di confronto con altri colleghi, da cui uscì questo report. E l'assessore di allora fu talmente colpito dall'aspetto critico di questo report che non volle presentarlo pubblicamente come si faceva normalmente. Questo cosa ci insegna? Uno, che l'analisi richiede tempo, riflessione, risorse mentali. Due, che i politici di allora pensavano comunque che le scelte andassero fatte in base all'analisi, e quindi un'analisi che non andava bene paradossalmente fu rifiutata, ma dimostrava quanto peso davano a questa analisi. Facciamo un salto a oggi. Oggi la mia impressione è che le scelte si fanno magari anche sentendo le parti sociali, consultando tutti, ma con pochissime basi conoscitive, e dall'altro lato l'abbondanza di dati, che è incomparabile in una società dell'informazione rispetto anche a 20 o 30 anni fa, non trova riscontri in un'abbondanza di analisi, di riflessioni. Quindi il suo discorso sul centro studio lo trovo giusto, ma deve avere due riscontri, deve avere come dire, una sensibilità all'importanza della riflessione e la sensibilità a pensare che sulla base dell'analisi si fanno le scelte. E Einaudi diceva conoscere per decidere. Oggi decidere e conoscere camminano per strade assolutamente divergenti, mi sembra.